Buongiorno a tutti, sono Nadine Federico, commerciale Italia di Cabina Elettronica. Ti voglio dare il mio personale benvenuto alla seconda sessione nella quale tratteremo la linea trading. Bene, a questo punto direi di iniziare. Quest'oggi scopriremo la linea elettronica trade. Il relatore dell'incontro è Luca Bertolotti, responsabile dell'assistenza tecnica Cartina elettronica, al quale passo la parola. Grazie Federico. Buon pomeriggio a tutti, spero che l'audio sia buono, che capiate tutto. Come ha già detto Federico, oggi andremo a conoscere un po' la famiglia trade della Cardini Elettronica e una parte dell'elettronica. Vi aiuterò con delle slide, adesso vi condivido. Partiamo con una linea di infrarossi o fotocellule. È una fotocellula, la vedo, c'è soltanto una fotocellula orientabile, snella, nel senso che le dimensioni molto ridotte ed utile e facile nell'installazione. Ha una delimitazione 12-24 volte alternata continua. Ha una possibilità di rotazione 180 gradi e grazie a una lente autocentrante, abbiamo una possibilità di taratura anche nel senso verticale. Abbiamo la possibilità, come dicevo, dell'alimentazione variabile tra 12 e 24 tramite un jumper di selezione. Per la centratura delle fotocellule c'è la possibilità di aiuto tramite un LED di segnalazione che si accende a centratura ottimale. Possiamo ottenere un contatto NA in uscita andando a intervenire un attimo sul circuito stampato, nel senso che la fotocellula nasce con contatto pulito NC. Andando a intervenire sul circuito stampato e praticamente tagliando una pista e eseguendo una saldatura aggiuntiva possiamo ottenere un contatto NA. Diciamo che questo è un po' macchinoso, ma è una fotocellula molto duttile e abbiamo dato la possibilità di avere anche la doppia uscita. Se abbiamo una disponibilità di un'alimentazione alternata, possiamo anche riuscire a ottenere un sincronismo tra una coppia di fotocellule. Questo andando solo a intervenire sul trasmettitore, andando a interrompere un ponticello come indicato nella slide con il numero 5. È questo solo esclusivamente se abbiamo un'alimentazione in alternata. Per implementare a livello di prodotto è stata creata una serie Pro della Vedo 180, quindi una linea un po' più professionale. A livello di caratteristiche è la medesima, quindi a livello di portata 25 metri, orientabile 180 gradi, autoclarante. Siamo riusciti a implementare aggiungendo intanto la fattibilità del contatto NMC solo con un semplice jumper. Quindi andando a spostare un jumper, noi abbiamo in uscita un contatto pulito NMC. L'alimentazione in questo caso può essere solo 24 volte, 12 e 24 volte alternata continua, sempre un LED di centratura che ci aiuta per la centratura ottimale. Sono stati aggiunti dei dip switch sia sul TX sull'RX, questo perché solo aggiungendo un semplice filo di collegamento tra ogni trasmettitore non riusciamo ad avere un sincronismo fino a 8 coppie di fotocellule. Questi comincia a essere un prodotto che su impianti medio complessi è molto affidabile ed utile. Quindi riusciamo a sincronizzare fino a 8 coppie di fotocellule, che Luca, non c'è il vincolo dell'alimentazione in questo caso. Quindi è solo una configurazione dei dip switch e andando a sincronizzare tutti i trasmettitori.
Luca, scusami. L'unica premessa è che una coppia di fotocellule dovrà avere come impostazione tutti i deep switch in off. Poi si va a fare le varie combinazioni. Siamo successivamente a una linea di fotocellule ad incasso, orientabili sempre. Si tratta della Dynasynchro. È una fotocellula alimentazione 224 volt a CDC, portata massima 25 metri, con la possibilità di avere una regolazione in orizzontale e verticale di 5 gradi, andando a intervenire su alcune viti poste sulla parte esterna della fotocellula. Anche qui abbiamo la possibilità di selezione alimentazione solo spostando un jumper, e in questo caso già in morsettiera ci troviamo alla possibilità di avere un contatto NA e NC disponibile. È, a livello dimensionale è abbastanza duttile, si avvicina a molte altre marche, infatti vi ho riportato le dimensioni, perché utilizza anche altri prodotti, è abbastanza simile a altri prodotti. Anche in questo caso, se abbiamo un'alimentazione in alternata, possiamo sincronizzare due coppie di fotocellule. In questo caso si va sempre a intervenire sul trasmettitore tagliando il ponticello, e su una coppia delle fotocellule bisogna invertire la polarità di alimentazione. Così riusciamo a ottenere anche su queste due fotocellule in incasso un sincronismo fra due coppie. Quindi a livello di fotocellule, noi abbiamo una famiglia di esterne che si spagnano tra praticamente vedo 180 e vedo 180 Pro. A livello dimensionale sono le identiche. Abbiamo solo incremento della possibilità di sincronismo fino a 8 copie sulla Pro e la facilità di impostazione dei contatti NAMC e dell'alimentazione 1224. Passiamo adesso alle vetture masse metalliche. È una nell'ottica del controllo accessi o quant'altro. Il rilevatore è un rilevatore 24 volt a CDC, ha una calibrazione automatica e con tre relay di uscita, andiamo nello specifico. Vi do poi un'indicazione sulle tipologie di spine che indichiamo e consigliamo ai nostri clienti. Questa tipologia di lettore arriva a leggere spine da 1 a 8 metri con una larghezza massima di 1 metro. Profondità di normalmente siamo tra i 15 e i 30 mm. Se superiamo il metro di larghezza della spira, potrebbe essere che la rilevazione al centro della spira perda un po' di sensibilità. Per questo noi cerchiamo di dare delle dimensioni e delle indicazioni nella costruzione della spira. In base alle dimensioni si va a operare il numero di spire. Consigliamo normalmente un cavo isolato da non meno una sezione di 1,5 mm. Quindi ci sono vari esempi, tra i 4 e gli 8 metri sono due spire, 2, 4, 3 e avanti così. Con un cavo singolo, dalla parte di unione e la parte terminale, quindi di giunzione al lettore, non ci devono essere più di 3 metri e questa parte deve essere intrecciata. Non serve che sia a livello di un filo pistato, ma ci deve essere almeno una buona intrecciatura. Questo per ridurre al minimo i disturbi che potrebbero crearsi. Una cosa fondamentale su lettori di prossimità, di rilevatore massa, è che abbiano un'alimentazione separata. Questo è proprio per andare a escludere qualsiasi possibilità di disturbo. Quindi alimentazione unica a sé. Poi abbiamo la possibilità di avere diverse carature a livello di sensibilità, in questo caso sono 4 sensibilità che sono riportate, come vedete negli esempi, da rilevazione 1, 2, 3, 4, quindi da masse grandi fino a rilevazioni masse piccole.
Abbiamo la possibilità di avere tre contatti in uscita, due contatti impulsivi, quindi di attivazione di un secondo del relè, e un contatto di presenza. Questo contatto di presenza, praticamente, se utilizzato, rileva la presenza metallica, resterà attivo finché la presenza metallica resterà rilevata sullo spiro. Una volta che si libera la presenza metallica, si rilascia il relè. Le altre due uscite sono uscite impulsive a un secondo di attivazione. Abbiamo la possibilità di impostare quattro frequenze di utilizzo, questo nel caso vi siano più spire vicine. Le frequenze, c'è la variabilità delle frequenze è minima, però ci dà la possibilità di avere più spire vicine tra loro che non si creano disturbi. Con i quattro deep switch possiamo andare a configurare il lettore. Quindi abbiamo la possibilità di mettere un reset automatico, cioè che automaticamente il lettore dopo 10 minuti fa un auto reset. Questo per il caso ci possa essere una problematica di errore di lettura, lui si autoresetta e si ripristina. Possiamo impostare una velocità di lettura più veloce, quindi il rilevamento della massa metallica anche su un passaggio di un'auto più velocemente. Questo però va a discapito della sensibilità, quindi più velocità, meno sensibilità, quindi dipende un po', bisogna trovare un attimo un compromesso. Utilizzando l'uscita input signal possiamo avere un rilevatore di direzione, questo andando a applicare una seconda spira col suo lettore, che lo vedremo sulla slide dopo. Possiamo spostare il contatto di relè presenza on NA o NC, quel deep switch numero 4. Come vi ho accennato prima, applicando un secondo lettore di prossimità in successione, quindi uno prima e uno dopo, noi potremo, andando a fare il collegamento tra i due, come da schema, avere la lettura di passaggio in un senso e nell'altro, quindi ci può dare il contatto 1 la direzione 1 e il contatto 2 la direzione 2, quindi sappiamo se per caso un'auto è entrata o è uscita. Luca. Questo sempre avendo due spire in successione, quindi a distanza non minore di un metro l'uno dall'altra, ma non a 10 metri, perché il passaggio deve essere in contemporanea sopra le due spire. Una domanda che di Paolo mi chiedeva dell'elevatore di massa, l'LD3, se è un unico canale. Allora, l'LD3 ha tre relè in uscita, è singola spira, quindi singolo loop. Bene, con i tre relè cosa si può comandare? Sono tre relè, due contatti puliti di impulsivi, quindi l'auto 1 e l'auto 3, quindi al passaggio si chiude un contatto per un secondo. L'auto 2 è un relè di presenza, nel senso che finché la spira rileverà una massa metallica il contatto resterà attivo. Una volta che è uscita la massa metallica e la spira non lo rileva più, si apre il contatto. Quindi sono dei contatti puliti. Grazie. Puoi continuare. Ok. Passiamo successivamente a un sistema transcriver senza filo, quindi la possibilità di avere un trasmettitore e ricevitore senza la possibilità di vincoli sul trasmettitore di fili, applicabile a coste e a fotocellule di sicurezza, SRC. In questo caso abbiamo un ricevitore che ha la possibilità di avere due uscite configurabili, contatto pulito NC con un contatto resistivo 8K2. Su ogni ricevitore può essere memorizzato fino a 8 dispositivi, che siano coste di sicurezza o fotocellule, anche sia coste che fotocellule. Ogni relè di uscita è stato implementato di due praticamente relè di sicurezza, quindi per una maggiore sicurezza abbiamo ogni uscita che è predisposta con due relè.
due relay di sicurezza, quindi in caso di malfunzionamento c'è sempre un relay che gestisce l'impianto. Quindi per un errore devono essere entrambi che vanno in errore. Tra il trasmettitore e il ricevitore c'è una costante comunicazione, questo per garantire il corretto funzionamento. Circa ogni 4 secondi il trasmettitore manda un segnale al ricevitore. Nel caso che non vi sia risposta, il trasmettitore nell'arco di 4 secondi prova diverse volte a trasmettere, parla di millisecondi. In caso di nessuna risposta va in allarme la struttura e si blocca tutto. Anche qui abbiamo la possibilità di impostare praticamente 4 frequenze di utilizzo, anche qui nel caso si avessero più dispositivi vicini, e la possibilità eventualmente, se i dispositivi vengono collegati tutti sull'uscita 1, l'uscita 2 può essere abbinata a una funzione di stop, quindi si porta un contatto LC pulito alla centrale di comando per avere eventualmente la funzione di stop. Sui trasmettitori, praticamente in base alla tipologia NLC si va a applicare una resistenza se non già presente in parallelo o in serie. Questo per avere la possibilità di lettura tra ricevitore e trasmettitore. Ogni 4 secondi, quando viene trasmesso il segnale da parte del trasmettitore e ricevitore, si ha il LED del trasmettitore che si accende. Quindi indicativamente noi sappiamo che sta comunicando. Ogni volta che trasmette il trasmettitore, trasmette anche lo stato della batteria, cioè che livello di carica si trova. Quando è sotto una certa soglia di carica, praticamente con la comunicazione tra DX e RX, il ricevitore ogni 4 secondi comincerà a emettere un effetto acustico tramite un buzzer, quindi beep, un beep di segnalazione. Questo sta a dire che la batteria del trasmettitore sta andando sotto la soglia di utilizzo. Questo è un dispositivo che può lavorare fino a una distanza massima di 20 metri l'uno dall'altro. È stimata con le due batterie del tipo AA una durata media di 2 anni circa. Ok, Fede? Sì, tutto a posto. Grazie Luca. Allora, l'audio non è ancora perfetto. Purtroppo. In merito a questo cercheremo di migliorarlo. Adesso tanto ringrazio Luca e se mai c'è qualche domanda, ma comunque la andiamo a vedere magari nel finale della presentazione, andremo a entrare un po' più nel vivo, quindi andremo a vedere le centrali, uno o due motori battente della linea Braid, quindi la T600, successivamente vedremo la T624. Sono le centrali che troverete nei kit per quanto riguarda la linea Braid nel catalogo. E terminato la presentazione di Luca, andremo fisicamente a vedere la programmazione per quanto riguarda due battenti interrati. Prego Luca. Ok, speriamo che l'audio migliori, ho provato. Okay, adesso vi vado a presentare la serie di centraline 24 e 230 a due motori, che è la centralina che normalmente trovate nei kit a due motori trade. La T600 è una centralina, come dicevo, da A1, due motori, alimentazione 230, dove possiamo avere la limitazione di coppia tramite un trim di regolazione, impostazione di allentamenti e soft start in partenza. Allora, come stavo dicendo, vi presento la T600, centralina per uno o due motori alimentazione 230, con
varie funzioni tra limitatore di copia tramite trim, rallentamenti impostabili o di fabbrica e un soft start di partenza. Abbiamo la possibilità sia di lavorare a tempo che con l'encoder, questo è logicamente con la linea trade per dire. Questa centralina è anche configurabile per motori oleodinamici. Abbiamo una serie di deep switch di configurazione da 12 dove possiamo andare a impostare varie tipologie di lavoro, funzioni e implementare a livello di uscita di funzioni, cioè jolly 1 e jolly 2 che adesso andremo a vedere. Sono due motori applicabili di potenza massima 1200 watt da 6 ampere. Abbiamo anche la possibilità con un'uscita US1 di avere un dry contact o l'uscita del ricevitore OC2, che è il ricevitore che trovate nei nostri kit ad innesto. Come vi dicevo, abbiamo la possibilità di configurare in vario modo tramite solo i deep switch presenti nella centralina. Quindi dalla modalità del funzionamento passo passo all'ingresso jolly, che abbiamo l'opzione di 4 variabilità che va dall'orologio alla terza fotocellula ai fine corsa, ingressi fine corsa nel caso di attuatori che presentano fine corsa meccanici, alle funzioni di richiusura, S1, colpo da rete, colpo di scanso, rallentamenti, funzione 1, 2 motori. Sulla nostra centralina è presente anche una serie di dip da 7. Questi dip servono per attivare o escludere tutti gli ingressi. Quindi fisicamente si va a agire solo sulla centralina, niente sulla mossettiera. Abbiamo già predisposto due ingressi per bordi sensibili NC8K2, la possibilità di andare a movimentare lentamente i motori tramite pulsanti, che poi vi farò vedere praticamente la procedura, quindi anche in caso di malfunzionamento possiamo andare a far movimentare singolarmente i due motori per vedere intanto se c'è la movimentazione da parte di entrambi. Come dicevo, possiamo sia lavorare con la presenza dell'encoder, la centralina la rileva automaticamente la presenza, nel senso che se collegato e funzionante in fase di programmazione la centralina lo rileva, quindi ci sarà il conteggio degli impulsi e relative tempo di corsa, o se non presente la centralina lavora a tempo, quindi con un tempo prestabilito che gli daremo noi, e in qualsiasi caso con encoder o senza encoder possiamo lo stesso andare a impostare i rallentamenti e i punti di rallentamento. Luca, sì? Scusami un attimo, una domanda di Antonio. Sì. Mi chiede quando si effettua la programmazione, come si fa a capire se è collegato oppure no l'encoder? Quindi c'è qualche LED? Abbiamo qualche sì, in prossimità del connettore dell'encoder c'è due LED, uno per l'encoder 1 e uno per l'encoder 2. In fase di programmazione quel LED lampeggia. In caso che il LED sia fisso o spento, vuol dire che non rileva l'encoder. Perfetto. Quindi c'è un LED di segnalazione. Perfetto. Quando non rileva l'encoder vuol dire che passa a funzionamento a tempo. In automatico, va in automatico a tempo. Bene. Un'altra domanda di un tuo anonimo, di Luca, mi chiede se puoi spiegare l'encoder. Cos'è l'encoder? Praticamente l'encoder è... viene applicato normalmente sul motore, che indica con due, noi abbiamo un encoder a 4 impulsi, nel senso che in fase di movimentazione c'è un conteggio, c'è un lettore che conteggia questi impulsi.
una determinata velocità e è un range di lettura. Su tutto l'arco della corsa, la centrale rileva il numero di impulsi, quindi che dovranno essere 50.000, 100.000, quello che saranno, e la velocità. Successivamente, in funzionamento normale, se la centrale rileva una variazione sul numero degli impulsi o sulla velocità di conteggio, secondo la centrale c'è qualcosa che non va e praticamente rileva come se fosse un ostacolo e ferma il moto e praticamente lo inverte per circa 20-30 centimetri. Ok. Scusa, Praticamente non capisco. diciamo che è una sicurezza aggiuntiva oltre che essere un sensore di precisione, perché quando si lavora con un encoder si ha una precisione maggiore, anzi molto maggiore rispetto a un lavorare a tempo, è una sicurezza. Bene, grazie Luca. Visto che ci sono abbastanza domande, continuo a proporti qualche domanda e mi chiede Massimo, se si possono gestire, i rallentamenti con l'encoder escluso. Sì, come avevo accennato prima, anche se non c'è la presenza dell'encoder, noi possiamo impostare il punto di rallentamento. Quindi in fase di programmazione, e successivamente ve lo farò vedere, anche se non c'è l'encoder, noi riusciamo a impostare il punto di rallentamento o possiamo lasciare quelli di fabbrica. Quindi sì, si può. Perfetto. Altra domanda, Luca, Sì. da parte di Mariano, non ha capito bene quando la condizione di programmazione, quindi magari posso spiegarla anch'io in questo momento. Diciamo che quando si va a alimentare la centrale, come ha già detto Luca, capisce subito se viene utilizzata come encoder oppure senza. Come? Chiaramente, se noi abbiamo collegato l'encoder, quando entriamo in fase di programmazione, va premuto il tasto passo passo, che lo vedremo dopo. Se gli encoder sono collegati correttamente, il LED lampeggerà, quindi ti dà una segnalazione che gli encoder sono collegati correttamente. Corretto. Viceversa, se il LED resta fisso, vuol dire che uno, possiamo aver sbagliato a collegare l'encoder, oppure due, non abbiamo utilizzato l'encoder come vedremo dopo nell'applicazione. Rispondo subito già a un'altra domanda di Riccardo, che mi chiede se è programmabile tramite Bluetooth, e ti confermo di sì, lo vedremo Lo vedremo successivamente, successivamente. finita la presentazione. Ecco, un'altra domanda di Sì, scusa Nicola. Federico, Sì. scusami. Volevo solo precisare una cosa. Attenzione che su un'applicazione a due motori, anche se solo uno dei due encoder non funziona, la centralina va a escluderli automaticamente tutti e due. Perfetto, grazie. Altra domanda, mi chiedono se è gestibile il rallentamento nei motori oliodinamici. Allora, sì, nel senso che noi non lo consigliamo, ve lo dico già, perché con l'olio dinamico c'è una forte variazione di funzionamento in base alle temperature. Quindi, d'inverno e l'estate l'olio si comporta in modo diverso. Andando a lavorare con i rallentamenti elettronici si va a rischio, soprattutto nelle nostre zone, per esempio, dove capita di andare sotto zero, che praticamente non termini la corsa, perché con l'olio di manico si lavora a tempo, quindi la movimentazione, soprattutto anche in fase di rallentamento, potrebbe essere molto più lenta rispetto al periodo estivo, perché la fluidità dell'olio è diversa. Vi dico che abbiamo delle clienti che lo utilizzano, soprattutto in zone d'Italia,
dove diciamo che le temperature sono abbastanza costanti tutto l'anno, comunque o non si va sotto zero, e lì riescono a utilizzarla. Bene, grazie Luca. Sì, sicuramente il consiglio da parte nostra, ti dico personalmente, ho tanti tra virgolette clienti, quindi installatori che la utilizzano e sono soddisfatti. Sicuramente con l'ampliamento anche del modulino Bluetooth si possono andare a vedere dei particolari, quindi fare degli aggiustamenti più corretti, che dopo andremo a analizzare anche questo. Bene, io continuerei con la presentazione. Ok, adesso la parte centrale, due motori a 24 volt. Anche qui abbiamo l'alimentazione, è sempre a 230 volt, la scheda poi gestisce i motori a 24 volt. Praticamente abbiamo anche qui l'alimentazione di coppia tramite un trimmer, il rallentamento impostabile anche qui con o senza encoder, e soft start di fabbrica impostato, che poi vi farò vedere, si può anche variare con l'app. Anche qui quindi si può lavorare con motori con presenza di encoder o senza. Tip switch di configurazione come la T600 e tip switch di esclusione delle funzioni come la T600, come dicevo prima. Abbiamo a livello di funzioni sono le medesime a T600. Abbiamo fino a due motori 300 watt e 2 ampere, e anche qui la possibilità di avere un'uscita col dry contact o il secondo canale del ricevitore OC2. Su una 24 volt, la centralina a 24 volt, abbiamo la possibilità di gestire ancora di più i motori rispetto a un 230. Quindi a livello anche di tarature e configurazione abbiamo ancora più margine di gestione. Anche qui è stata tenuta la stessa linea T600, quindi doppio ingresso, bordo sensibile 8K2 ONC, due ingressi jolly configurabili con DIP fino a 4 funzioni, e successivamente ma molti di più tramite app, e le varie configurazioni che abbiamo anche sulla T600, quindi richiusura automatica, rallentamenti, uno o due motori, il colpo di sgancio e la funzione dell'uscita US1. Sulla versione 24 volt possiamo avere la possibilità di un kit pannelli solari, quindi un'alimentazione praticamente ecologica, se la definiamo così. Non c'è necessità di avere nessuna tensione di linea, quindi applicando il kit, che è composto da due pannelli da centrali di gestione, possiamo avere il funzionamento di tutti i motori a 24 volt della linea Trade. Attenzione che quando si va a lavorare solo con l'alimentazione ecologica a pannelli, non abbiamo l'uso di manovre che si ha con alimentazione continua. Logicamente, in base a dove viene installato, a come viene installato soprattutto, abbiamo un tot di manovre giornaliere medie. Per implementare un po' il numero di cicli giornalieri, possiamo aggiungere anche un kit supplementare di pannelli, quindi si fa a raddoppiare il numero di cicli giornalieri. Un'altra premessa, io vi ho fatti sulla slide, faccio l'esempio di un impianto tipo. Perché questo? Perché meno cose sono collegate e almeno ci sono assorbimenti. L'impianto tipo ideale, quindi anche con quello che noi indichiamo le manovre giornaliere, è questo, quindi una coppia fotocellule, lampeggianti, emettori con encoder e basta. C'è l'obbligo, quando si utilizza il nostro kit SunPower, del nostro ricevitore OC2, perché il ricevitore va innestato sulla centralina del SunPower. Vi spiego un attimo come funziona la centralina. Praticamente
la centrale gestisce il contatto che arriva, quindi l'impulso attivazione e tutta e la scheda madre. Praticamente noi riceve contatto, dà tensione alla scheda motore e di conseguenza parte la movimentazione. In fase di stand-by, la centralina di San Paolo toglie tensione alla scheda del motore, resta alimentata solo lei. Questo per un risparmio sul consumo delle batterie praticamente. Anche tutti i contatti, quindi un selettore, un pulsante, vanno collegati tutti sulla scheda del pannello. Non va collegato praticamente il minimo indispensabile sul motore. Qui abbiamo una garanzia di funzionamento senza avere necessità di portare una linea di tensione o dove non si può portare una linea di tensione. Normalmente noi diamo batterie, come vedete dalla simulazione, a 12 volt 7 ampere ora. La scheda supporta anche batterie da 12 volt a 12 ampere ora, però i nostri pannelli non ce la farebbero, quindi sarebbe da implementare con pannelli aggiuntivi fino a 50 watt, non di più. Bene, Luca, ti Sì. interrompo un attimo, visto che ci sono un paio di domande. Allora, Pasquale mi chiede di fare un passo indietro per quanto riguarda la centrale T624, Certo. come nella T600, che ci chiede esplicitamente il dry contact, cos'è e cosa può fare, quindi un contatto pulito. Sì, praticamente il dry contact ci dà lo stato. Praticamente lui dà un segnale da quando tipo collegata a una barriera, da quando la barriera apre, resta attivo finché non c'è la chiusura. Quindi apertura, finché non chiude, il contatto resta attivo. Quando chiude, il contatto si rilascia e ti dà lo stato. Ok. È un segnale che ci dà lo stato dell'impianto. Bene. Altra domanda. Ci chiedono, chiaramente per quanto riguarda il SunPower, quante manovre Sì. può fare al giorno. Ecco, magari qua mi chiedono un Qui esempio. dipende, come dicevo, da dove, luogo, con che attuatori viene applicato e da lì si può Ecco. dare una stima. Perfetto, nel caso avete Posto l'RP bisogno. ha la possibilità di circa di dare un valore, è indicativo, attenzione. Perfetto. Vediamo se ci sono ulteriori domande. Ecco, in questo caso, per quanto riguarda queste domande qui, risponderemo privatamente, invieremo tutte le richieste che ci saranno fatte, quindi tutte le risposte alle domande. Nel frattempo io sto già rispondendo a qualche domanda per accelerare un po' il tutto. Nel caso non riusciamo, le faremo privatamente, quindi in una seconda Certo. battuta. Vediamo, ho altre domande. Ecco, Sergio ci chiede se possiamo installare sistemi semaforici con la T600 o la T624. Allora, non c'è nessuna predisposizione a livello di Per segnale quanto riguarda il semaforo. semaforico. Devo chiedere informazioni all'R&D in merito. Perfetto, quindi E risponderemo il risponderemo prima privatamente per questo. possibile. Sì. Scusami. Sì, risponderemo il prima possibile a queste domande. Certo. Bene, io direi di continuare. E penso che c'è qualche domanda, ma la vedremo successivamente, visto che il tempo corre, visto ne abbiamo un po' da parlare ancora. Puoi continuare, Luca. Ok, grazie. Certo, vi accenno quello che successivamente andremo a vedere praticamente. Allora, velocemente, c'è la possibilità di gestire sia la T600 che la T624 e altre centrali della linea Trail tramite un'app che si chiama CRD2, sia tramite Bluetooth, questo logicamente limita il campo
di utilizzo ai classici 10 metri di distanza o da remoto. Quindi scaricando l'app, facendo tutta la procedura di attivazione dell'utente, possiamo avere la possibilità di andare a configurare ancora in modo più preciso e ottimale le centraline tramite l'app. L'unica cosa, in caso di funzionamento da remoto, attualmente per mettere in comunicazione l'Int-PRG e il modulino Bluetooth è una cosa che predisponiamo noi qui in azienda. Quindi facciamo un'associazione tra modulo e interfaccia. Quindi quei due dispositivi saranno associati tra loro e si riconosceranno solo tra loro. Questa è una premessa. Non posso avere, attualmente non posso prendere qualsiasi modulino e abbinarci un Int-PRG. È una cosa che predisponiamo noi in azienda. Per i funzionamenti indipendenti non c'è problema. Come vi dicevo, che poi vi farò vedere, quando si va a scaricare l'app che si trova su qualsiasi app store, o store, dipende che cosa avete di applicazione, se Apple o Android, una volta scaricato si può andare a fare la registrazione utente. Quindi si va a creare un proprio utente. Questa registrazione è valida per tutte le applicazioni Cardin, tutte le app e i programmi di gestione. Una volta una vale per tutti gli altri utilizzi. Vi spiego un attimo la procedura, perché a volte è successo che ci sono stati degli inghippi. Quando fate la registrazione, vi arriverà un'email dove vi sarà richiesto un numero telefonico. Una volta che avrete fatto pervenire il numero telefonico, vi arriverà dal support Cardin un codice. Quello non è un codice di attivazione, quello è un codice di sicurezza. Quindi serve a noi, per una questione di sicurezza e di correttezza e privacy, avere la certezza di chi si sta registrando. Quindi una volta vi arriva quel codice, dovete rispondere all'email con quel codice e in automatico verrete attivati e vi arriverà un'email di attivazione propria. Una volta fatto questo, con le credenziali che avete creato, quindi nome utente e password, potete entrare nelle applicazioni. Attenzione, vi dico già che la password è 8 caratteri, né di più né di meno, compreso di simbolo e lettere in maiuscolo. Queste poi le riprenderemo dopo quando vi farò vedere l'applicazione proprio dal vivo. Luca, una cosa importante da sottolineare è che l'app che andrete a scaricare è un'app gratuita. Come diceva Luca, può essere utilizzata con il prodotto Cardin, quindi a 360 gradi, dalla linea Pro alla linea Trade. E potete salvare tutte le vostre installazioni. Ecco, vedremo proprio che avremo due tipi di utilizzo. Ci sarà l'utilizzo tramite un banale e semplice modulino Bluetooth, dove l'installatore può portarlo in ogni installazione, oppure un'altra soluzione, può lasciarlo nell'installazione e successivamente vedremo, se non oggi, nei prossimi webinar, che potrà scaricare anche un'app dedicata all'utente finale, che potrà gestirsi il cancello chiaramente in prossimità perché utilizza il modulo Bluetooth. Mentre la seconda soluzione che andremo a vedere è proprio un'interfaccia, che questa interfaccia chiaramente va utilizzata con le centrali della Cardin elettronica, che questo è importante. Ecco, qui questa interfaccia avremo tre soluzioni, quindi può essere Wi-Fi, 3G, oppure una soluzione molto interessante, 3G10, quindi Vodafone, quindi la Cardin dà già un abbonamento compreso di 10 anni con l'acquisto di questa interfaccia. E questa permette di andare a gestire da remoto
e quindi comandare la vostra automazione. E un'altra cosa importante, si può andare a, con l'interfaccia, anche a vedere il vostro impianto. Quindi mi immagino sicuramente quando si va a lavorare in grossi condomini, quindi che bisogna dare assistenza. Ecco, queste sono soluzioni interessanti che mi auguro che prima possibile le proverete. Prego Luca. Ok, prima di andare a vedere proprio praticamente la centrale, la configurazione e le app, vi presento le ultime due centrali, che sono due centrali per la gestione di serrande e tubolari, la T21X e la T21B. La T21X può gestire serrande fino da 1300 volt a 6A3. C'è la possibilità di regolare la forza tramite un timer di regolazione, ha la predisposizione una luce cortesia a 230 volt e un'uscita lampeggiante a 230 volt. Abbiamo anche la possibilità di avere un'uscita per un lampeggiante a 24 volt, configurabile luce fissa o lampeggiante. Diciamo che la predisposizione è adatta per luci a LED. Quindi però c'è l'opzione che volendo possiamo applicare anche un lampeggiante 24 volt. Abbiamo una serie di ingressi comando passo passo pedonale che possono essere convertiti in funzione uomo presente e i comandi apre e chiude, che si può avere il doppio controllo praticamente locale e centralizzato. Ingressi fotocellule stop e ingresso costa bilanciato e contatto pulito. Come vedete dalla serie di DIP possiamo avere varie opzioni, quindi dalla funzione del passo passo, apre stop chiude, apre chiude, alla configurazione dell'ingresso tasto dinamico, tasto apertura parziale, come contatto pulito, tasto apre, tasto chiude, o la configurazione di uomo presente dei due tasti, quindi in movimentazione solo uomo presente. Ingressi comando e sicurezza normale o uomo presenze, nel senso che in caso di una problematica posso movimentare comunque in uomo presente la struttura, la richiusura e la gestione della l'uscita lampeggiante se intermittente o fissa. Anche qui c'è la predisposizione per il ricevitore ad innesto. Sulla versione T21B è una versione un po' più semplificata, a livello performante è la medesima, 1300 watt 6A3, anche questo è ideale per serrande tubolari. Questa viene già fornita con un ricevitore OC2 integrato della serie 504. Le differenze: non abbiamo la regolazione di copia tramite un trimmer, è fisso. Abbiamo un'uscita lampeggiante 230. Anche qui però ci danno la possibilità di avere sia l'ingresso stop, fotocellula e ingresso costa NCO bilanciato e la funzione passo passo pedonale, che può avere la funzione uomo presente e la doppia funzione per gli ingressi apre e chiude, cioè locale e centralizzato, quindi che si sdoppiano. Sì, Luca, una domanda. Sì? Allora, mi chiedono sostanzialmente la differenza tra la T21X e la T21B. Sì, ok, allora T21X, come dicevo, si ha la possibilità di avere una regolazione di copia tramite un timer. Abbiamo l'uscita luce cortesia, che sulla T21B non c'è, e un'uscita 24 volte, anche lampeggiante. E praticamente la T21X ha qualcosa in più, quindi ha la possibilità di regolare la coppia motore, un'uscita luce cortesia, l'uscita lampeggiante a LED,
abbiamo dato la possibilità di avere qualcosina in più rispetto a T21 Plus, che è un po' più classica, basica. Sì, ecco, mi chiedono un'altra domanda, Luca, per quanto Salvatore ci chiede, per quanto riguarda l'uomo presente, Sì. quante motori barra centrale si possono collegare assieme? Per una funzione uomo presente o per una funzione centralizzata? Uomo presente mi chiede. La funzione uomo presente, una, nel senso che questa centrale gestisce, cioè è il numero a livello. Sì, Allora, gestisce dipende semplicemente un se motore. applicando è un motore applicabile, ha un ingresso Perfetto. motore. Quindi va a Ok. gestire solo esclusivamente un'installazione. Bene, rispondo io direttamente a William che ci chiede se nella centrale T21B la ricevente è estraibile. William, te lo confermo, si può estrarre la ricevente. Ecco, faccio un attimo, diciamo che da qualche anno, 5-6 anni, la Cardin si è approcciata anche al mondo serrande, quindi con un motore proprio per quanto riguarda il mondo Volgibri, il mondo serrande, una linea dedicata, e abbiamo ampliato proprio, quindi ci sono delle novità sotto l'aspetto elettronico per la gestione del motore per serrande, che chiaramente i nostri clienti ci richiedono. Infatti la T21B, vi posso confermare che è la centrale quella più richiesta perché comunque ha la ricevente già innestata e sostanzialmente va a coprire tutte le esigenze richieste da quel mercato. Bene, Luca, Ok, non ci sono altre domande, io direi di io continuare. mi sposterei per far vedere proprio la Bene. centrale, il funzionamento. Bene, adesso andremo a vedere proprio un funzionamento per quanto riguarda la centrale, quindi due motori battenti e la centrale. Ecco qui Luca ha già preparato la telecamera. Ecco, un'altra cosa, visto che troverete una voce nel vostro schermo, una voce documenti, dove abbiamo caricato il catalogo nuovo, quindi 2020. Potete semplicemente cliccare sopra e scaricare in diretta il catalogo. Quindi potete darci un'occhiata dove troverete magari qualche risposta alle vostre domande per i prodotti che stiamo andando a vedere. Bene, qui proprio entriamo nel vivo e quindi andiamo a vedere proprio dalla semplicità, quindi i DP switch, come si presenta un impianto alla programmazione del trasmettitore, alla programmazione proprio dei due motori battenti e successivamente vedremo il modulino Bluetooth e l'app. Prego, Luca. Ok, allora questa è si tratta di una T600 per motori a 230 volt. Come vedete, non sono state collegate le encoder, quindi la rilevazione sarà a tempo. Come vi accennavo prima, abbiamo una serie di dip switch che servono per l'attivazione o l'esclusione degli ingressi. Un esempio, questo è l'ingresso LED che corrisponde all'ingresso stop. In questo caso è stato messo a riposo. Caso di collegamento, si sposta il dip e il contatto è attivo. Quindi in questo caso è invalidato così, se non viene applicato nulla. Questo per tutta la serie di ingressi che vanno da ingressi coste, fotocellule e ingressi jolly. Come vi dicevo, gli ingressi jolly 1 e jolly 2, sono configurabili tramite il DIP 3-4 sulla centralina che si va dall'ingresso orologio su jolly 1 alla terza fotocellula sul J2 o alla predisposizione dei fine corsa, ingressi fine corsa nel caso si abbia un motore o due motori con fine corsa. In questo caso l'ingresso J1, come vedete, è a riposo perché è stato configurato come ingresso orologio.
se erroneamente voi applicate e lo attivate, va a apparire la sticca. Sì, sentirete un attimo il rumore in sottofondo per quanto riguarda i motori. Poi, come dicevamo, trimmer di regolazione della coppia, quindi si va proprio a tirare in base all'impianto, alla struttura, la coppia necessaria o anche in fase di test o misuratore di forze, di impatto, si va a configurare la coppia necessaria. Adesso vi andrò a far vedere, prima della programmazione, la possibilità, che vi dicevo, di un test per ogni singolo motore di movimentazione in caso di guasto, o anche di predisposizione per la programmazione, perché sulle nostre centrali, sia 24 che 30, la posizione di programmazione iniziale non deve mai essere imbattuta di chiusura. Quindi normalmente diciamo di portare le ante o la struttura a metà corsa, comunque non deve trovarsi chiusa, completamente chiusa. In questi casi, sia per fare una verifica di funzionamento che di posizionamento corretto delle ante, sono predisposti tre tasti: il tasto di programmazione stop, il tasto P3 e il tasto PP, che è il tasto passo passo. Si va a premere il tasto P3, si fa un reset fino all'accensione del LED. Bene Luca, quello che stai mostrando è la programmazione? No, la programmazione. Adesso io provo le singole ante. Perfetto. Tanto verificare il corretto funzionamento dei motori. Questo si chiama posizionamento dei motori. Allora, esatto. Sicuramente, quando può servire questa? Allora, sicuramente, come accennava Luca, in caso di malfunzionamento che si arriva sull'impianto, si può intanto verificare se i due motori si muovono o se uno dei due ha dei problemi. Quindi si va a fare subito direttamente un test. O anche in fase di installazione o di sostituzione di una centrale, quando si trova una struttura completamente imbattuta in chiusura, si può andare a posizionare le ante dove ci servono per fare poi il successivo lavoro. Una volta terminato, basta fare un reset. Ogni centrale è predisposta con un connettore di reset. Fare un piccolo cortocircuito su questo connettore è sinonimo tipo di togliere il dare tensione. Non si va a perdere nulla quello che riguarda qualsiasi parametro configurato o programmato. È solo un reset della centrale che si ricalcolerà i parametri, configurazioni di e quant'altro. Ora vi farò vedere una programmazione dove andremo a impostare sia le battute, in quanto non abbiamo nessun encoder che può rilevare la battuta, quindi non necessita d'allarme fisicamente, sia lo sfasamento tra le due ante che i punti di rallentamento. Diciamo che è la versione, troverete sulle istruzioni, che è la versione complessa. Per entrare in programmazione, tastino prog e stop si tiene premuto finché il LED LD1 non rimarrà acceso fisso. Si dà un semplice comando per tasto P. Questo può essere fatto anche con il comando. Si dà la battuta sempre col tasto P. Parte l'ANTA 2, stessa cosa. Adesso è partita il gioco automatico. A questo punto noi dobbiamo dare lo sfasamento in fase di apertura tra le due ante, e verso la parte terminale vi darò anche il punto di rallentamento. Vedete che il nuoto si interrompe un attimo e poi riprende. Esatto. Quando si interrompe è la centrale che tanto il punto si memorizza il punto. Dove entrare dall'intervento. Stessa cosa per l'altra 2, in questo caso solo per l'altra 2. A questo punto le ante sono
ferme aperte. La centrale ha cominciato un conteggio che sono i secondi per la richiusura automatica. Quindi si fa trascorrere il tempo che ci serve e poi si dà solo un semplice comando. Chiude l'altra prima, in questo caso la volta di chiusura. E quindi rallentamento. Uno che chiude, ti daremo solo il punto di caricamento e il punto. Sto facendo vedere questa programmazione che è quella più complessa. In caso di risoluzione con encoder, i punti di battuta le rileva in automatico. Quindi in quel caso là dovete solo dare lo sfasamento e in realtà vi faccio vedere una manovra di prova. Luca, se vuoi la vado a spiegare io perché probabilmente l'audio non è dei migliori. Buono. Visto che ti sei spostato un attimo. Bene, adesso Luca cosa ha fatto? Stiamo vedendo la centrale T600 con due motori 230. Come noterete, non è stato collegato l'encoder, quindi in questo caso la programmazione che ha fatto Luca è una programmazione a tempo, senza la presenza dell'encoder. Durante la programmazione il LED era fisso. Bene, adesso le ante stanno chiudendo, come vedete, dove Luca ha dato i punti di sfasamento e rallentamento, lo noterete proprio anche dalla velocità per quanto riguarda, come in questo caso, che stanno chiudendo il rallentamento, come vedete, molto preciso. Ecco, Luca stava accennando cosa? Che, a differenza, se andremo a utilizzare una centrale T600 oppure T624 con l'encoder, i punti, quindi i riferimenti che noi diamo alla battuta meccanica che deve essere presente a terra, questa è un'altra cosa importante, verranno effettuati dalla centrale in automatico. Mi auguro che sia tutto chiaro. Mi Ecco, sentite Luca bene sta adesso? facendo una movimentazione di apertura. Ecco, un'altra cosa che magari non è stata sottolineata, Luca, che troverete 12 dip switch, ok? Di questi dip switch c'è la possibilità di inserire la richiusura automatica oppure no, c'è la possibilità di inserire il rallentamento oppure disabilitare il rallentamento. Quindi è una centrale molto interessante perché potete sostanzialmente andare a effettuare molti parametri e le decidete voi quali sono i parametri. Ecco, un'altra cosa troverete proprio nella parte alta della centrale, una mossettiera verde. Al di sotto, come vedete, ci sono dei LED accesi. Ecco, un'altra cosa importante, quando voi utilizzate la centrale, troverete già al di sotto dei LED dei dip switch, che sono quattro, che riguardano le sicurezze. Infatti, esempio, faccio un veloce esempio, quando andrete a collegare la fotocellula, c'è il relativo dip switch da portare da posizione on, quindi vuol dire contatto chiuso. Diciamo che nelle vecchie centrali facevate un ponticello tra il comune e la fotocellula. In questo caso, nelle nuove centrali, il ponticello fisico non è più presente. È presente un dip switch. Questo anche per la velocità in caso di problematiche, di verificare se è un problema di fotocellula o altri problemi. Quindi ci sono tutte le segnalazioni tramite i dip che vi possono aiutare. Bene, io Luca direi adesso, visto che la ricevente OT2 non è stata inserita, e riceviamo molte richieste, molte domande di come programmare il trasmettitore. Ok, mi sentite?
Sentiamo sempre un po' di rimbombo, almeno da parte mia. Mi senti? Sì, comunque ti sentiamo. Mi auguro che i partecipanti portino un po' di pazienza e andiamo a spiegare la memorizzazione del trasmettitore. Sì, come dicevo, questo è il ricevitore OC2 Open Collector, anche questo è in dotazione su tutti i nostri kit con la centrale PS100X24. Vi spiego un attimo la programmazione del telecomando e la configurazione delle uscite. Come vedete, si Allora, inserisce la centrale. abbiamo due tasti, uno, il tasto P1 per la programmazione e il tasto P2 per la cancellazione. In questo caso ho un telecomando 4 canali. Per la memorizzazione si preme, si tiene premuto il tasto P1, lampeggia un LED, si preme una volta il LED lampeggia più veloce, alla seconda volta c'è l'attivazione della memorizzazione. Memorizzerò tutti i quattro canali per farvi vedere la configurazione. Di default, le nostre ricevitori escono col tasto A che fa l'apertura totale e il tasto B, che è questo sotto nei quattro canali, che fa la parziale. In caso di necessità del cliente, o per volere del cliente di utilizzare gli altri due tasti, bisogna andare a configurare le uscite sul ricevitore. Per passare alla modalità, tanto vi faccio vedere che funziona. In passo passo. Per andare a configurare il ricevitore, avete visto che c'è un jumper inserito su NR e il connettore davanti su cell è libero. Si va a spostare fisicamente il jumper e chiudere il contatto davanti. Vedete che vi fa un corrispettivo. Un lampeggio rosso che corrisponde al tasto A1 del telecomando e LED blu è fisso. In questo caso LED blu fisso vuol dire che è predisposto sull'uscita 1 del ricevitore. Se si vuole variare l'uscita si va a dire sui P2, una premuta, due lampeggi, vuol dire tasto 1 predisposto sul secondo canale del ricevitore. Ulteriore premuta, LED si spegne, vuol dire che il tasto è disabilitato. Per passare alla configurazione degli altri tasti, si va a dire sul P1, una premuta, doppio lampeggio, che sta a dire il secondo tasto, e in questo caso era predisposto LED blu lampeggiante, quindi sulla seconda uscita del ricevitore. Un'altra premuta, tre lampeggi rossi. Quindi il tasto C del telecomando, che come vedete è disabilitato, LED blu spento. Se nel caso di utilizzo si va solo abilitare e dire che uscita, se è uscita 1 o uscita 2. Stessa cosa, 4 lampeggi è disabilitato. Per l'abilitazione si va sempre a dire posso, sul tasto 2. Una volta terminato, si va solo a togliere il jumper e a riposizionarlo. Ecco, Luca, una cosa importante, gentilmente puoi mostrare e spiegare i tasti, quindi relativi per quanto riguarda il trasmettitore 504 che stiamo vedendo? Puoi abbassare un attimo la mano? Perfetto, ok. Tutti i nostri telecomandi. Quando si tratta di due canali, praticamente è A e B. Quando si tratta di quattro canali, la configurazione è A, B, C e D. Quindi Perfetto. molto spesso, se nella logica pensate di aver programmato canali B, questo è C, nella nostra, tipo, sulla nostra logica di configurazione. Ottimo. A, E... B, C. Ottimo Luca, grazie. Volevo rispondere a Andrea che ci chiede che in caso di blackout
come si comporta la centrale? Ah, ok, allora. Chiaramente al ritorno della corrente. Allora, lei di default la prima manovra va in apertura. Nel caso del 230, lei parte in apertura. Se c'è la presenza di fine corsa, quindi fine corsa portata in centrale, e sono a fine corsa apertura, lei sa già. Allora lei, per ragione, lo riconosce di fine corsa. Se no, di default parte in apertura. Ok. Deve effettuare una corsa completa, quindi Luca, per ritornare alle condizioni principali, quindi di funzionamento? O basta che rilevi solo la battuta? No, basta che faccia la manovra di apertura nel caso. Poi alla chiusura lei è ripristinato. Se, un esempio semplice, se la non c'è tensione e la corsa si trova a metà, e torna tensione, la prima manovra lei completerà sempre il tempo di manovra. Quindi probabilmente arriverà in battuta e spingerà quei secondi che le mancano per arrivare al completamento della manovra. Una volta terminata, lei si è ritirata, quindi sa che il tempo di chiusura è 10 secondi, per fare un esempio. Perfetto. Grazie Luca. Volevo rispondere a un'altra domanda che mi chiedono, in caso che sia anche un'anta singola, se si può gestire o doppia anta l'ampiezza di apertura. Questo sì, confermo, come abbiamo mostrato prima, noi lo chiamiamo sfasamento, quindi anche nelle due ante si può andare a gestire la singola anta, quindi decidere lo sfasamento tra una e l'altra anta. Confermo che si può effettuare. Bene, io direi, Luca, visto che il tempo trascorre, di andare un po' anche il nocciolo per quanto riguarda allora, intanto, il modulino Bluetooth e l'app. Esatto, presento un attimo il modulino, ma devo passare al tablet poi. Perfetto, okay. Allora nel frattempo... Questo okay. È il modulino Bluetooth per la linea trade. Praticamente è un modulino a livello... tutto professionale, quindi sale al professionista. Adesso vedrete, vado a inserirlo per la questione qualche secondo che si configura. Praticamente adesso andremo tramite un'app a vedere la centrale, quindi avremo la possibilità di gestire molti più parametri di quelli che riusciamo a fare in loco sull'impianto solo tramite Bluetooth switch o tasti di configurazione. Perfetto, allora mentre Luca imposta il tablet, allora questo modulino Bluetooth intanto è un accessorio, quindi non è già presente nelle centrali, quindi si va a acquistare a parte. E come vedremo che appena collegato emetterà una luce, tra virgolette, colore blu, che vuol dire che arriva l'alimentazione al modulino. Altra cosa importante, ogni modulino ha un codice, quindi è un codice personalizzato, quindi un codice in utilizzo all'installatore. Questo è importante sottolinearlo. Ecco, perfetto. Come vedete, Luca si è già collegato con il tablet, ha già chiaramente scaricato l'app, ha già messo le sue credenziali. Ti faccio vedere, adesso un attimo, questa è la prima schermata che vi compare. Quindi, come vi dicevo, in caso di nuovo utente si va a fare la registrazione. In questo caso io sono già registrato, metto i miei parametri. Quindi come username vedete che è sempre un'email, mentre la password ricordo che deve essere di 8 caratteri. Importante, quindi non 9 ma 8 caratteri. Eccoci qua. Allora, come vedete, sulla schermata di destra vedete già dei prodotti memorizzati, perché come adesso vi farò vedere, si può fare un salvataggio, avere un richiamo rapido delle nostre applicazioni dove c'è il modulino binario.
Sulla schematica sinistra abbiamo la nuova centrale, quindi nel caso di un richiamo da remoto, e sotto vedete delle caselline dove avete anche ricerca di dispositivi. In questo caso noi dobbiamo lavorare Bluetooth, quindi facciamo una ricerca. Lui va in cerca di tutti i dispositivi Bluetooth in zona, quindi potrebbe essere anche altre applicazioni vicine. Una volta trovato, si fa il collegamento. Attenzione, ogni nostro modulino, quando viene venduto, ha un pin di sicurezza che è sul retro. Quindi si va a digitare il pin. Quindi si è aperta la schermata, come vedete, P600 versione 2.09, pin Bluetooth, perché può essere cambiato il pin che noi forniamo, quindi può diventare, mettere una vostra password, o comunque sono cifre, sono numeri, potete impostare fino a 6 numeri un vostro pin. Adesso vi faccio vedere un attimo come funziona. Praticamente la schermata iniziale, parametri generali, quindi vi dà la versione del firmware della centralina, il PIN, e qui cominciamo già ad avere la possibilità di impostare dei parametri. Quindi tempo ritardo ante, rilevazione ostacolo, indipendenti apre e chiude, impostare il tempo di pausa, tempo di pausa dell'apertura pedonale, è impostabile. Se è di default, è lo stesso dell'apertura totale. Il tempo luce cortesia, tempo brillanteggio, varie funzioni come vedete, tempo fotore chiusura, tempo dell'elettrocerratura è impostabile, quindi si va a variare proprio i secondi di attivazione. Vario tempo con il codice, potenza con il chiusura al 100% o ridotto se è una struttura leggera. Pedonale 2 ampe, nel senso che possiamo impostare di default l'apertura pedonale è solo lampada unica. Qui possiamo dire no, voglio che aprano entrambe le ampe, quindi apriranno per il tempo impostato entrambe le ampie o entrambe le scotelle contrapposte. Varie funzioni a apre e chiude uomo presente, potere chiusura immediata, tipologia di motore come cioè standard, olio dinamico o per una nostra serie di pistoni del 30. Quando si va a impostare l'olio dinamico, si va in automatico, lui va in automatico a variare delle impostazioni. Quindi esclusione memoria dei tempi, rallentamenti esclusi e varie funzioni. Luca, Sì? mi senti? Mi chiedono, si può modificare la velocità dei motori? Ci chiede Salvatore. Allora, Qua sul posso? motore 24 volte sì. Ok, Quindi quindi se collegato il Salvatore. modulino, quando si apre una sinistra su una pista 24, noi possiamo variare la velocità di corsa motore 1 in apertura o in chiusura, indipendente. Posso farlo aprire più veloce e chiudere più piano. Posso la velocità di rallentamento e molto, cioè, indipendentemente motore per motore e senso di marcia per senso di marcia. Su 230 no, è più limitata. Abbiamo tante opzioni, ma quello no, non si fa. Sulla versione 24 sì, completamente. Bene, un attimo solo Luca, questo per far capire ai partecipanti che utilizzando il Bluetooth si va proprio a aprire, passatemi il termine, un ulteriore mondo, quindi potete proprio andare a agire sui singole regolazioni, quindi rallentamenti, la forza del rallentamento. Per quanto riguarda la linea 24 volt, si può agire anche, come sottolineato da Luca, nella velocità dell'andamento.
Una cosa che ci chiedono Luca, i parametri che noi troviamo del modulino Bluetooth sono di default, corretto? In che senso i parametri? Quindi sono già preimpostati, passami il termine. Al modulino l'unico parametro è che dà il pin. Cioè quando tu entri i parametri sono quelli di default della centralina. O se per caso è già stata configurata e tu fai solo successivamente ti colleghi con il modulino, vedi come è stata configurata. Ok, bene, grazie. Okay. Passo un attimo a farvi vedere la configurazione, vedete, vi dà la possibilità di motore 1 e motore 2, quindi la gestione indipendente di motore, quindi regolazione potenza apre, potenza chiude, sensibilità encoder, regolazione della forza, rallentamento apre, encoder sempre, varie impostazioni, tipo rallenta solo in apre e in chiude no, o viceversa. Il tempo di rallentamento, vedete? Cioè, noi abbiamo fatto manualmente, in questo caso ho fatto un rallentamento di 4 secondi in apertura e di 6 secondi e 3 in chiusura del motore 1. La corsa pedonale impostata a 18 secondi e 2, si può andare a variare qua direttamente. Soft start, come dicevo, è di default, ma si può andare a escludere. Soft start è quando praticamente partono i motori, è una rampa graduale, fino ad arrivare alla massima potenza. Tempo di spunto, in questo caso abbiamo solo delle velocità, rallentamento, apertura, ci sono solo due step, 30% e 50%. Quindi si può variare la velocità di rallentamento da solo due step. Stessa cosa in chiusura, decelerazione, ok, apre e chiude, fare funzione in fine corsa, abilitazione. Inverti rotazione del motore direttamente da firmware, non fisicamente su morsettiera. Per quello che riguarda l'olio dinamico, volevo far vedere le impostazioni. Qui si può impostare scarica, pressione, apre o chiude. Impostare come olio dinamico. Bene Luca, vediamo che sì. Ci sono molte cose che possiamo fare, sì. Quindi io farei proprio vedere. Sì, okay. Quindi possiamo andare a girare. Certo, l'ingresso jolly, come vi dicevo, sono configurati sia da deep switch, ma in questo caso da app si aprono molte più applicazioni, molte, molte di più. Quindi quando si entra direttamente con l'app, la gestione è veramente quasi, non al 100%, ma un buon 70-80%. Stessa cosa all'uscita U1. È gestibile. Abbiamo la possibilità anche di far fare dei comandi direttamente da app, questo in caso di sfortuna vuole che si fa un intervento che piove, si può anche gestire per fare delle manovre direttamente da app, quindi da tablet o smartphone. Abbiamo anche la parte diagnostica, quindi entrando abbiamo tutti lo stato degli ingressi, quindi BSA, BSC, o a riposo e non, come sono configurati, e la cosa interessante è che abbiamo memorizzati gli ultimi 20 eventi, quindi in caso di malfunzionamento, come vedete queste sono tutte le manovre che abbiamo fatto, o di un ripetuto intervento encoder o delle fotocellule, qua gli ultimi 20 resti memorizzati, può essere già un indicatore del problema. Ottimo. Ok. Federico, per esempio, dimmi pure Luca. No, volevo far vedere eventualmente la possibilità. No, ma dicevo, visto che siamo qui, visto che c'è una parte comandi,
per far capire che anche tramite l'app, comunque di prossimità, si può andare a comandare fisicamente, quindi il motore tramite l'app. Ecco, per esempio, ho Alessandro che ci chiede, scusate, ci sono tante domande. È giusto dire che col modulo Bluetooth consente la programmazione di tutta la centrale, oppure ci sono funzioni che devono essere preimpostate quindi dalla centrale? Allora, dalla centrale l'unica cosa è che la programmazione della corsa deve essere fatta in centrale. La compilazione, stiamo parlando come il modulo Bluetooth. Scusami? Sì, che quando noi andiamo a inserire il modulo Bluetooth, comunque la programmazione deve essere effettuata dalla centrale, non tramite il modulo Bluetooth, corretto? Esatto, non è fattibile fare la programmazione con l'app. Perfetto. Bisogna vedere prima. Vediamo se ci sono altre domande. Ecco, Alessandro, un altro Alessandro ci chiede se lasciamo il modulo inserito può diventare anche un ricevitore per controllo di aperture tramite smartphone. Sostanzialmente, se lo lasciamo inserito, Alessandro, che rispondo io direttamente, si può scaricare un'ulteriore app che si chiama CDR One, che permette al nostro utente finale in prossimità di aprire e chiudere il cancello. Ok, attenzione, lo sottolineo, che l'app non va a sostituire il trasmettitore, perché comunque rispetto al trasmettitore è un po' più lenta, quindi bisogna andare nello smartphone, aprire l'app, abilitarlo e poi si può andare, quindi l'utente finale potrà aprire, chiudere e stoppare il cancello. Quindi non può variare nessuna configurazione che avete fatto voi, questo è importante. Vedrà semplicemente dei tasti per aprire, chiudere e fermare il cancello. Okay, bene Luca, allora stavi accennando che adesso... Ci spiegavi che ho collegato l'inizio regio, l'ho alimentato. Come vi dicevo, attualmente per far comunicare il modulino e l'inizio regio vengono associati qui da noi, quindi è una richiesta specifica che deve fare il cliente. Luca, scusa un attimo Luca, spiega bene cos'è questa interfaccia, prima di tutto, che deve essere chiaro ai nostri partecipanti quando e come utilizzarla soprattutto. L'interfaccia, come vi ha già accennato Federico, è disponibile o in versione Wi-Fi o in versione 3G o in questo caso 3G 10, quindi con contratto Vodafone già di 10 anni preparato. È un'interfaccia di comunicazione che ci permette la gestione da remoto delle nostre centraline Trade e Pro. Quindi noi da ufficio possiamo collegarci alla centrale, eventualmente verificare già lo stato della problematica o praticamente dopo vi farò vedere anche avere un riscontro visivo della cosa. Quindi ci serve per la manutenzione e la gestione eventualmente degli impianti dove necessita un controllo H24, quindi in qualsiasi momento ci si può collegare e avere un riscontro di cosa c'è e di cosa non va o della problematica che può essere riscontrata. Quindi si va a predisporre in prossimità dell'impianto, logicamente se copertura Wi-Fi o copertura dati in caso di SIM, se no non abbiamo la possibilità di gestire. Ecco Luca, io farei così, magari esci dall'attuale app che l'abbiamo utilizzata tramite il modulino Bluetooth, perché magari forse possono far confusione. Certo. Bene, adesso cosa faremo? Allora, la schermata è la medesima, vedete, l'app è la stessa. Come dicevo, noi abbiamo fatto una ricerca per dispositivi. Vedete che su nuova centrale, perché in questo caso è una nuova centrale, ci chiedono delle informazioni. Quindi, codice seriale dell'int PRG, dell'interfaccia,
tutte le nostre interfacce hanno un serial number che viene riportato sull'etichetta sul lato, in questo caso è 1520. Una cosa che mi sono dimenticato, che riporto, per la configurazione dell'interfaccia, prima dell'installazione bisogna aver scaricato il nostro programma KBTX SW, tutto gratuito come le app, e anche il programma IntPRG, quindi un altro software. Quindi si deve collegare tramite cavo USB l'interfaccia al PC, si apre in questo caso l'IntPRG come software e si va a configurare il PIN. In caso di Wi-Fi si deve andare anche a inserire tutti i dati del Wi-Fi, quindi rete, nome della rete e password. In caso della 3G10 basta solo andare a impostare il PIN, perché quando andrete a collegarvi chiederà sempre un PIN. Di default esce con PIN valore 0, quindi è da modificare e da inserire un PIN. Solo in questo caso. Descrizione dell'impianto. Questo è di aiuto per ricordarsi il luogo dell'installazione. Bene, sì. Come vedete, il tempo di connessione alla centrale non è il medesimo del Bluetooth. Cosa vuol dire? Abbiamo un gateway principale che va a gestire queste interfacce. Il tempo di connessione può variare dai 5 ai 50 secondi. Quindi eccoci qua. Bisogna avere un attimo di pazienza. Sì. Bravo, Federico, te l'hai ricordato. Perché tutto passa per il nostro gateway, quindi può essere una cosa istantanea, tra virgolette, o entro i 50 secondi. Allora, in questo caso rivedete i parametri che avevamo visto anche con il Bluetooth, sono i medesimi. Qui, un altro, perché lo faccio vedere dall'inizio. Allora, vedevate tutto grigio perché era stato messo un blocco. Quindi, come dicevo, il fattore comandi, diagnostica, vedete che c'è una icona sotto webcam, perché volendo si può avere il collegamento diretto a una webcam con pin esterno, con StreamYard, quindi è una videocamera indipendente dove la nostra app si collega per avere una visibilità dell'impianto. Quindi possiamo avere anche la possibilità di vedere l'impianto da remoto. È una webcam o videocamera indipendente. Noi inseriamo tramite la stringa, ci possiamo collegare tramite un'altra app, si collega in automatico e ci fa vedere la visibilità dell'impianto. Questo anche può essere anche d'aiuto. Giustamente può essere anche d'aiuto perché volendo si può dare anche comandi da remoto. Quindi avere la visibilità dell'impianto in caso di X motivi è una sicurezza, perché il comando da remoto è sconsigliato sempre. Ma in caso di necessità, se bisogna aprire una struttura per qualsiasi motivo, possiamo farlo e possiamo anche avere la possibilità di vedere cosa succede. Come dicevo, c'è la possibilità di avere una limitazione, nel senso, come professionista avete tutto libero, volendo si può andare a impostare un blocco e si lascia praticamente al cliente la possibilità eventualmente di solo di alcuni parametri, in questo caso tutto bloccato, che sono i parametri di comando e di webcam. Ecco, Luca, ti interrompo un attimo. Sì. Per far capire cosa ha fatto Luca. Già si è notato cosa? Che rispetto al modulino Bluetooth i parametri con l'interfaccia sono aumentati. Cosa vuol dire? Luca, se mi scendi un attimo, che magari lo vediamo tutti, perfetto, perché
perché non si vede bene la webcam. Diciamo, utilizzando l'interfaccia, l'installatore cosa può fare? Uno, mettere un blocco. Ecco, Luca ha detto che l'utente privato, l'utente finale, può entrare per comandare. Ecco, questo sì è vero, ma prossimamente, quindi siamo quasi pronti, ci sarà sempre la stessa app CRD One dedicata all'utente finale che andrà a gestire tutto questo. Questo è importante. La webcam, come ha detto Luca, basta inserire la stringa. Il bello qual è? Che anche a qualsiasi distanza che siete dall'impianto potete vederlo. Successivamente potete dare un comando, che è importante. Come avete visto, c'è una voce notifiche. Cosa vuol dire? Che voi che siete responsabili dell'impianto inserirete la vostra email, quindi ancora prima che il cliente vi chiami saprete già quale può essere la problematica, dalla fotocellula o altre problematiche che vengono segnalate. Bene. Luca, vedo che, vediamo se ci sono c'è qualche altra domanda, permettimi un attimo. Ecco, mi chiede Davide se la telecamera deve essere IP. Sì. Ok. E quindi devi inserire l'indirizzo della TLC. Esatto. Perfetto. Ottimo. Io chiedo, vedo che altre domande, tra virgolette, in merito non ce ne sono. Luca, qualcos'altro da aggiungere? Ecco, una cosa che facciamo vedere, anche tramite l'interfaccia, si può dare comandi, visto che in alto vedete proprio ancora l'automazione battente, quindi si va nella parte comandi, si dà un comando di apertura, TA, perfetto, esecuzione venuta con successo. Bene, adesso le ante stanno aprendo. Luca, correggimi se sbaglio, si può andare, ad esempio, a fare una modifica veloce, quindi togliere la richiusura automatica e andare sì, a salvare sì, no. I parametri? Praticamente, adesso che è in fase di manovra, lo farà la successiva. Perfetto. Quindi adesso effettuerà il tempo di pausa e richiuderà. Nel frattempo vediamo se ci sono altre funzioni che ci siamo dimenticati. Ecco, per esempio Luca, che magari forse è stato veloce nell'esplicazione, quando lo utilizziamo come olio dinamico, Luca correggimi se sbaglio, c'è proprio una configurazione esclusione della memoria dei tempi. Sì, ho detto. Perfetto, spiego un attimo cos'è questa esclusione della memoria dei tempi. Come accennato prima, quando facciamo un'installazione olio dinamica, nel periodo estivo sicuramente l'olio è più fluido, quindi si ha una linearità e un funzionamento ottimale, sicuramente rispetto al periodo invernale, perché nel periodo invernale sappiamo tutti che cuscinetti, la struttura si può andare a irrigidire. Quindi il tempo di apertura non è più lo stesso rispetto a quello estivo. Quindi questa esclusione della memoria dei tempi serve proprio a questo, che il motore va, in caso di comando, va a ricercare la battuta, quindi se parte chiuso, cerca la battuta in apertura. Quindi tante problematiche che magari possono esserci nell'olio dinamico, quindi che il cancello non chiude, non effettua la corsa totale, una soluzione è proprio questa, l'esclusione della memoria dei tempi, che è una cosa molto interessante. Bene, il cancello è chiuso. Luca, se tu togli gentilmente, magari sto variando dei parametri, tipo rallentamento in apertura del motore 1,9 secondi. Ok, mi sta dicendo che si sconnette. Risalviamo. Come vedete la connessione durerà 15 secondi, quindi c'è un tempo dedicato per fare determinate regolazioni. Beh, io direi Luca fa una semplice che magari è la richiusura automatica
e andiamo a salvare i parametri e diamo un successivo. Ora ho variato, che ce l'avevo già in memoria, perfetto. Ho impostato un rallentamento lunghissimo del motore 1. Tempo che comunica. Bene, anche qui la comunicazione, come vedete, può sempre variare dai 5 ai barra 50 secondi. Quindi in qualunque posizione siete, quindi anche 10, 100, 500 km distanti dal vostro motore, quindi dall'automazione, potete andare a effettuare dei salvataggi. Vi arriva una conferma di salvataggio eseguito con successo. Esatto. Come vedete, Luca ridà un comando, quindi il cancello è chiuso, e andremo a vedere le modifiche effettuate a distanza. Quindi Luca ha modificato il motore 1, che penso sia quello alla vostra destra. Certo, perché mi può rallentare la metà praticamente. Ecco, come vedete ha impostato il rallentamento circa dalla metà dell'apertura. Ecco, mi immagino sicuramente che per il privato magari queste, utilizzare un'interfaccia è più difficile, però nei vostri panni iniziate a pensare all'utilizzo per quanto riguarda a livello gestioni condominiali. Ecco qui questa interfaccia, che sostanzialmente non ha un costo elevato, quindi molto accessibile, permette a voi di essere, di dare sicuramente quel qualcosa di dare soluzioni immediate, di effettuare cambiamenti e richieste da parte del vostro amministratore. Ormai sicuramente, visto il momento, ci insegna, anche per me oggi è la prima volta questo webinar, e ci insegna che ci sono tante strade. Ecco, il consiglio mio, visto che la cadena ci porta da anni a utilizzare questo prodotto, iniziate a utilizzarli, vi troverete molto bene. Vediamo se ci sono ulteriori domande. Luca, devi aggiungere qualcos'altro? Di per sé ci sarebbero diverse cose da provare, far vedere, ma era per fare un esempio veloce, insomma. Ecco, rispondo come ultimo a Paolo, che ci chiede se si può utilizzare il modulino Bluetooth in tutte le centrali. Ecco qua, Paolo, per quanto riguarda la linea trade, ti confermo che nella linea battente, quindi che abbiamo visto oggi, la T600 e la T624, ti confermo di sì. Nella linea scorrevole abbiamo una linea 24 volt che si chiama AC601, dove è possibile utilizzare il modulino Bluetooth. Quindi ricordo che anche nello scorrevole variare la velocità di apertura rispetto alla chiusura. Mentre nella linea 230, nel motoriduttore Evo 600, tutta la linea Evo, che abbiamo 600 kg a bagno di grasso, a un 800, 1200 e un 2000 kg a bagno d'olio, ecco, in questa linea prossimamente, anche lì stiamo già preparando tutti gli aggiornamenti, quindi mi auguro nel breve termine, in qualche mese, verrà aggiornato anche quella col motorino Bluetooth. Bene, direi che ci siamo prolungati un attimino e vorrei ringraziare tanto il collega Luca. Grazie a te, Filippo. Ringrazio voi tutti i partecipanti, che ci siete stati molti, quasi 100. Quindi siamo molto soddisfatti. Ci dispiace un attimo per l'audio, perché comunque cercheremo anche noi di migliorare. Abbiamo provato per farvi vedere proprio fisicamente, anche a differenza di solo slide, quindi diventare un po' più interattivo rispetto magari altri webinar, che è quello che a noi tutti interessa capire e conoscere. Io vi do un grosso abbraccio. Mi auguro che prossimamente di conoscervi tutti, quindi essere più vicini,
Mi raccomando, iscrivetevi al prossimo webinar dove andremo a trattare la linea elettronica pro. Anche qui, credetemi, ne abbiamo tanto da dire, tanto dovete conoscere, e mi auguro che Cardin diventi anche per voi molto più interessante. Tutti questi punti che andiamo a vedere sono proprio per voi. Bene, tutte le domande che abbiamo ricevuto, nel frattempo io ho avuto modo di rispondere a qualcuno velocemente, però sicuramente Luca, che è molto più tecnico di me, quindi più formato, risponderemo nei prossimi giorni, vi risponderà. Bene, rinnovo il ringraziamento da parte mia e da parte di Luca. Grazie a Ringrazio tutti. Ringrazio anche Mirko che ci è stato vicino. E alla prossima, signori. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci.